Normale, saremmo degli ipocriti se dicessimo che è una partita come le altre. Sarei un bugiardo io. Io di derby ne ho fatti tantissimi. Da piccolo sono stato tifoso, quindi conosco i valori, i sentimenti. È una partita particolare. Io l'ho detto ai ragazzi che questa è una partita che va al di fuori del campionato, esula dal campionato. È una partita fuori campionato, come tutti i derby, non solo Siena-Arezzo, come Genoa-Sampdoria, come Roma-Lazio, che ma qua a farla apposta si gioca domenica. Loro sicuramente verranno motivatissimi, come giusto che sia, perché vogliono in certi modi salvare un campionato che per tanti versi per loro le aspettative erano totalmente diverse. Noi abbiamo ipotecato il nostro obiettivo con tante giornate d'anticipo, quindi i ragazzi sono stati splendidi, sono stati bravissimi, siamo stati bravi tutti, però questa è una partita particolare che ha un valore, un fascino particolare. Io ho spinto i ragazzi fino all'inverosimile, ma loro sono ragazzi intelligenti, lo sanno. Questa è una partita che noi lo dobbiamo all'Arezzo, lo dobbiamo al popolo, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci hanno sempre seguiti, e noi questa è una partita che dobbiamo vincere. Noi dovremo andare in campo e chi va in campo inizialmente dovrà assumersi delle responsabilità notevoli. Io mi assumo le responsabilità di scegliere chi va in campo e quindi è una responsabilità notevole la mia, e chi va in campo dovrà far sì che le mie responsabilità abbiano un senso. Io ho avuto un grande rapporto, quindi sicuramente ci vedremo, come giusto che sia, come ha detto lui, alla fine del campionato, e valuteremo. Sicuramente sarà una scelta della società, perché io ho un altro anno di contratto e sarei fiero e orgoglioso di poter essere su questa panchina per 3 anni, dove tranne Serse non è resistito nessuno. I miei giocatori non camminano, si sono sempre strapazzati. Ho detto che sicuramente io mi assumerò delle responsabilità, perché per me questa è una partita determinante. Vi spiego il motivo. Io sono arrivato in questa piazza, faccio un po' di dietrologia leopardiana, di alto sentimentalismo portato forse ad alto romanticismo. Spero di non aver errato il lessico e la concatenazione dell'aspetto filosofico di ciò che voglio dire. Sono arrivato con qualche perplessità, per non usare qualche aggettivo, e poi sono stato amato e sono stato idolatrato. E quindi questo in me ha fatto accrescere sempre più responsabilità di poter trasmettere quotidianamente sul lavoro e sul campo. Io so quando la gente tenga questa partita. E io non dormo la notte, perché io voglio far felice questa gente affinché si vinca questa partita. Ed è normale che io mi assumo delle responsabilità mostruose da chi dovrà interpretare questa partita. Loro me lo dovranno a me, perché altrimenti sarà un mio fallimento. Ho detto che se qualcuno dovesse non lottare su ogni palla o dovesse perdere 5 centimetri, probabilmente fino alla fine del campionato non giocherà più.